Caldara è caratterizzata da questo odore forte di zolfo, perché comunque è legato all'antica attività vulcanica del vulcano di Albano, insieme alla solfatara di Pomezia e quella di Santa Maria delle Mole. I percorsi si snodano nella parte centrale della riserva e partono dall'Ardeatina e arrivano fino al promontorio alla torre, coprendo in tutto 1,5 km. Considerate che dall'ingresso alla torre il sentiero principale, che sarebbe la strada carrabile, sono 750 metri circa. Il resto comunque ad anello si ricongiunge sempre al principale, attraversa la Sughereda, la Lecceda, la zona delle solfatare, il laghetto di acqua sulfurea che è effimero, quindi d'estate magari lo troviamo completamente secco. C'è stato lo sbarco della seconda guerra mondiale, sono accampati 10.000 soldati inglesi all'interno del bosco di Tor Caldara, quindi andremo a vedere la zona che noi chiamiamo fra virgolette le trincee, ma non erano vere e proprie trincee, erano proprio gli alloggi dove hanno pernottato e hanno bivaccato per più di 3 mesi. La torre è stata costruita intorno al 1560-65, sui resti di una villa romana. Qua si vedono alcuni muri di stanze della villa. La villa copriva tutto il promontorio, i resti del magazzino stanno a 200 metri in mezzo al bosco a sud-est.